Benvenuti. L'idea di parlarvi oggi della motivazione vuole essere una proposta per questo periodo particolare. Abbiamo già iniziato a dialogare in qualche modo sull'evenienza Covid e sulle sfide e le opportunità che ci sta dando questa situazione in ambito sportivo e non solo. Parlare di un tema come della motivazione naturalmente è un tema vastissimo, e tutti più o meno sappiamo che cosa si intende, sappiamo soprattutto l'effetto che fa. E forse è un po' su questo che vorrei centrare un po' la proposta e la condivisione con voi oggi. Quindi l'idea non è il concetto, non è solo il motore che ci spinge all'azione, non è quell'area importantissima, dinamica e qualitativamente e quantitativamente variabile che ci abita in relazione a delle aree per noi importanti, ma è che cosa possiamo fare da un punto di vista anche, per esempio, di allenatori nei confronti dei nostri e dei vostri atleti. E anche degli atleti nei confronti di se stessi in qualche modo, perché sappiamo che è una delle aree che vacilla, è una delle aree che preoccupa, a volte preoccupa in maniera anticipatoria anche i genitori, molto spesso è una forte preoccupazione degli allenatori e probabilmente molti atleti stanno facendo esperienza di una, non so se di un calo, ma indubbiamente di una variazione nella qualità della loro motivazione, almeno quella che normalmente li riforniva. A me piace pensarla molto come un grande albero, quello della motivazione, che ha delle belle e potenti radici. Ci va del tempo per radicare e non tutti gli alberi hanno lo stesso impianto, tra l'altro, non so se avete mai fatto attenzione. Gli alberi più stabili sono quelli che hanno un impianto di radici diffuso, a volte anche abbastanza in profondità, ma comunque esteso. Quelle che sono più a rischio sono quelle che hanno un impianto molto limitato, soprattutto rispetto al compito che devono affrontare nelle parti superiori, che quindi è un compito metabolico, è un compito magari di dare dei frutti. I frutti in questo caso, i frutti della motivazione. Possiamo pensarli anche come risultati, quindi in un momento come questo in cui, come dire, difficilmente gli atleti, così come gli allenatori, così come molti di noi, non solo in ambito sportivo, molto difficilmente possono rifornirsi di risultati, come dire, delle conseguenze positive delle loro azioni. In un momento come questo, come dire, il grande serbatoio dei risultati, inteso come una potente radice della motivazione, un grande serbatoio che dà nutrimento, che sostiene, che spinge ed è propulsivo, naturalmente, come dire, è quasi inutilizzabile. Allora, cosa fare intanto, per cercare di capire se è l'unico modo di approvvigionare la motivazione? Voi sapete che non si può prescrivere la motivazione, se c'è un paradosso che spesso si sente, quello di, insomma, devi essere motivato, no? E non si può prescrivere la motivazione. La motivazione deve, ha una sua vita, ha una sua qualità, ha un suo metabolismo, ha una sua soglia di tolleranza. Per alcuni atleti, così come per alcuni allenatori, in questo momento questa soglia di tolleranza e, come dire, il livello di sicurezza del serbatoio può darsi che sia un po', come dire, a rischio, può darsi che sia in una situazione anche di emergenza. Questo lo dico perché aspettarsi che nulla cambi in termini motivazionali in circostanze come queste, in cui la stagione è praticamente congelata, in cui piscine, campi e palestre sono praticamente disabitate, in cui la data della ripresa non è ancora dato di sapere quale sarà esattamente, ecco, aspettarsi che non cambi nulla in termini motivazionali potrebbe risultare veramente una grande trappola. Quindi, prima precauzione potrebbe essere quella di pensare che è fisiologico che ci sia un movimento inaspettato a volte, oppure previsto, non piacevole, e quindi, se vogliamo, una oscillazione, no? Come anche i grandi alberi in circostanze avverse esteriormente possono, anzi è importante che abbiano la possibilità di flettere.
e riflettere affrontando quelle che sono le forze avverse e a volte anche una, come stavamo dicendo, una difficoltà nell'approvvigionamento. Quindi questo è un momento indubbiamente in cui è difficile rifornirsi. Pensare che la motivazione possa subire delle fluttuazioni nella sua quantità e nella sua qualità aiuta a normalizzare un processo che sappiamo essere in realtà straordinario e molto, molto preoccupante. Quindi ci serve per, come dire, ottimizzare e utilizzare al meglio il nostro impianto di radici motivazionali. Quali altre possibilità ci sono per atleti e allenatori? Per nutrire e rifornire la motivazione nel momento in cui è impossibile quasi del tutto performare, almeno nei vecchi modi, e quindi a che cosa attingere? Un altro possibile, una bellissima area di radici del nostro impianto motivazionale è quella del miglioramento. Quindi gli atleti, anche i loro allenatori, possono essere assai attivi nel raccogliere, rifornirsi da percezioni di miglioramento. Non importa che siano dei grandi miglioramenti o miglioramenti macroscopici di un solo tipo, in queste nostre routine così straordinarie, così poco abituali, così vincolate, se vogliamo, tutto può essere uno spazio di piccolo miglioramento. Voi sapete che ci sono popolazioni come i giapponesi che hanno fatto dell'arte del miglioramento continuo una filosofia di vita e quindi sono, che non vuol dire non accontentarsi, non è necessariamente questo, credo sarebbe un po' schiacciante, ma è quello di cercare di avere occhi attenti alle proprie aree di miglioramento, in modo da poter definire piccoli step diversi e desiderabili, ma avere occhi attenti e la capacità di osservare le acquisizioni, gli apprendimenti. Quindi per miglioramento, non necessariamente in questo senso intendo risultati, come dire, nella quotidianità che possano essere tangibili, veramente concreti. Miglioramento potrebbe essere anche inteso in una chiave, se vogliamo, più invisibile, la capacità, per esempio, di migliorare nell'organizzazione, nella pianificazione delle proprie giornate, il miglioramento nella capacità di riflettere su di sé e di farsi delle domande utili. In una dimensione di scoperta di quello che è l'opportunità di questo momento così vincolante. Un possibile miglioramento potrebbe essere anche quello di scoprire la propria tenacia, il proprio senso di efficacia abbastanza stabile o magari accettare la sua instabilità. Un piccolo miglioramento potrebbe anche essere quello di comprendere e accettare che ci sono giorni in cui magari ci si sente, gli atleti ne fanno esperienza, fuori ritmo, annoiati, improduttivi, anche impotenti in qualche modo. E la sensazione di impotenza penso che l'avvertano molto anche i loro allenatori che da remoto cercano di fare dei lavori instancabili e attivi, costruttivi, ma che hanno, come dire, devono confrontarsi con una distanza che talvolta rende inaccessibili delle situazioni e la socialità. A livello motivazionale, attraverso il miglioramento, la programmazione di piccoli step di vario tipo, e se non proprio dei risultati che abbiamo detto dovranno stare lì ed aspettare per essere apprezzati, indubbiamente ci sono nell'area del miglioramento dei fattori, come dire, dei fertilizzanti, se vogliamo. Uno di questi è il livello la capacità, il livello, la consuetudine nel riconoscersi e nel riconoscere i miglioramenti. Quindi va benissimo, farsi aiutare dai piccoli miglioramenti che ci proponiamo o che gli allenatori propongono, agli atleti, ma bisogna essere altrettanto capaci di fare l'altra parte e quindi, come dicevo, di osservare
gli apprendimenti, le piccole acquisizioni, i parziali miglioramenti. Bisogna essere davvero molto bravi a valorizzare tutto. Questo può avvenire su due fronti, fondamentalmente, almeno due, quello interno e quello esterno. Quello interno vuol dire quello che gli atleti, in forma di autoriconoscimento, e quindi una loro attenzione su quello che sono riusciti a gestire, a produrre, a inventare, a eseguire, a trasformare, e quindi è bene che lo vedano ed è bene che lo apprezzino, se lo dicano, o anche se lo appuntino in una sorta di piccolo diario. Che in questi giorni può essere davvero un diario di viaggio che diventerà quasi una guida in qualche modo e comunque una traccia molto importante anche da rivisitare dopo. E l'altra parte, il secondo attore fondamentale, che può contribuire al sostegno della motivazione degli atleti, è quello, fattore esterno, non è l'unico, è quello dei loro allenatori. Quindi, che cosa può fare un allenatore a distanza? Quindi non può vedere, ma può vedere tramite uno schermo esattamente quello che sta avvenendo in questo momento tra noi. Può vedere, ma non è detto che possa vedere tutto, non ha un'esperienza in vivo. So che ci sono degli allenatori che, per esempio, propongono, in maniera, come dire, finalizzata, ma talvolta quasi, come dire, pretestuosa, nel senso proprio per stimolare gli atleti, danno dei compiti, quindi dei piccoli compiti interessanti, di routine, e chiedono agli atleti di testimoniare in qualche modo, di produrre tracce, foto, piccoli report scritti, condivisioni che possano testimoniare che il lavoro è stato fatto, che l'impegno c'è stato e com'è andata. Bene. Qualche volta non tutti gli atleti si rendono accessibili in questo senso e quindi criptano in qualche modo questa zona. E questo confronta l'allenatore, vi dicevo prima, con un senso quasi di inutilità o di impotenza. Come può sostenere e apprezzare, riconoscere un contributo che non è reso visibile, ma che è reso inaccessibile? Questo apre un altro discorso di cui magari parleremo anche ancora, che è la gestione della relazione a distanza con gli atleti. Però so che una buona parte di atleti bucano lo schermo e, come dire, accettano di condividere senza poter controllare in maniera forse così tangibile come succede nelle situazioni in vivo, sempre che si riesca, l'effetto che fa agli altri, quello che è il loro contributo. E questa è una dimensione di minore controllabilità. Non sappiamo di là che effetto facciamo. Questo è qualcosa che non è dato di vedere. Quindi, bene per tutti quelli, meglio forse per tutti quelli che riusciranno a correre questo rischio. Tutti gli atleti che riusciranno a correre il rischio ad essere più collaborativi, più disponibili con i propri allenatori nel far vedere, nel dare una testimonianza attiva di quello che sono riusciti in tutto o in parte a fare, a produrre, condividendo magari anche il livello di difficoltà, bene, questo sarà una grande opportunità che daranno ai loro allenatori, alle loro allenatrici che potranno, come dicevamo prima, rifornire, rimandare un feedback, una comunicazione di ritorno accettante, non giudicante, possibilmente valorizzante. Specifica o ampia, anche di questo parleremo sul tipo di feedback che gli allenatori possono dare ai propri atleti e dove va a finire, dove mira, dove arriva questo. E direi che in questo senso questo è un grande momento per gli allenatori per allenarsi a dare dei feedback supportivi che magari se non proprio, se non riescono proprio, perché a volte è difficile restituire il valore di un risultato, e che dicevamo probabilmente non è così, non è facile poterlo apprezzare, possono sicuramente lavorare molto bene, forse meglio che mai, sul riconoscimento dell'impegno. Che a volte esita in una riuscita, qualche volta non ci si riesce, però ci si è impegnati e questo è importantissimo da un punto di vista motivazionale poterlo restituire ai propri atleti.
Quindi in tutto questo ho escluso, ma voglio integrare in quest'ultima parte l'approccio dei genitori, genitori che invece spesso sono in qualche modo a volte più distanti dai propri figli nelle attività agonistiche, distanti fisicamente intendo, li vedono in gara, li vedono a volte in allenamento, a volte non possono vederli in allenamento, beh, adesso li vedono molto di più mediamente. Incoraggio anche i genitori a costituirsi risorsa integrante da un punto di vista motivazionale ed essere accoglienti, essere stimolanti quando serve, essere non giudicanti, non mettere stress, non diventare in qualche modo indiscutibilmente esigenti. Ci vuole tempo, ci sarà tempo. E c'è un tempo soggettivo e c'è un ritmo che talvolta in questo periodo si perde e che poi però è un processo di perderlo e ritrovarlo. Questo anche è un grande esercizio e sarà uno dei possibili miglioramenti generato da un apprendimento legato a questa esperienza del Covid e di quello che dobbiamo fare per riuscire in qualche modo a venirne fuori. Non esattamente come prima, ma più esperti per certi versi. Io vi ringrazio e vi incoraggio a sottopormi anche delle questioni o delle aree su cui così di vostro interesse che vogliate magari condividere e potete scrivermi attraverso questo canale, potete anche seguire su altri social come Facebook e un profilo Instagram, un sito web www.puissant.it dove potete trovare delle email e scrivermi. C'è anche un'area nel sito dedicata a invio di eventuali domande su delle aree tematiche di vostro interesse. Io vi ringrazio e vi auguro buona continuazione, visto che siamo in prossimità delle feste pasquali, buona Pasqua, la migliore possibile. Grazie.